Inserito a pieno titolo nella lunga scia di profuganze che percorrono le disastrate strade dell'Europa post-bellica, l'esodo giuliano-dalmata rappresenta una vicenda dai contorni frastagliati, che tra il 1944 e il 1956 vede circa 280.000 persone intraprendere la lunga via dell'esilio, dirigendosi nel continente americano, in Australia, ma soprattutto in Italia. Attraverso un viaggio nelle parole che accompagnano i principali eventi snodatisi sul confine orientale italiano lungo l'asse del Novecento, il lavoro che segue si propone di analizzare le premesse e i temi correlati all'esodo giuliano-dalmata, con la speranza e l'ambizione di stimolare ed avvicinare insegnanti e studenti alla comprensione di un momento storico che per la sua intrinseca complessità appare di non facile interpretazione. Di fronte a una razza come la slava, inferiore e barbara, non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. Io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani. Parole esplicite pronunciate da Mussolini durante un viaggio nella Venezia Giulia, nel settembre del 1920. Passaggi evocanti in maniera chiara la linea politica che il regime intende perseguire nei territori del confine orientale. Ponendosi come estremo baluardo dell'italianità, il fascismo di confine individua nel mondo slavo il principale nemico da combattere e distruggere, contrastandolo con forza attraverso una politica fondata sull'esclusione e sull'inferiorità dell'altro. Una battaglia che investe ogni comparto della vita quotidiana e con la quale si intende imporre un'italianizzazione forzata volta a cancellare ogni possibilità di presenza autonoma per la popolazione slovena e croata, che, definita sprezzantemente dalla burocrazia di regime come allogena, termine entrato in voga all'inizio degli anni 20 per indicare gli appartenenti ad un'altra etnia e nazionalità, vede negata per oltre un ventennio la propria identità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il 6 aprile del 1941, l'Italia partecipa insieme a Germania, Ungheria e Bulgaria all'invasione della Jugoslavia, spostando le coordinate di una guerra, iniziata il 10 giugno 1940, a ridosso della regione istriana. La resa dell'esercito jugoslavo, avvenuta il 17 aprile, consente all'Italia l'annessione di nuovi territori in Slovenia, dove viene creata la nuova provincia di Lubiana, e in Dalmazia, occupata interamente ad eccezione di Dubrovnik. Grazie al supporto della potente macchina da guerra tedesca, l'occupazione militare dei nuovi territori avviene rapidamente e senza grosse difficoltà, che invece si manifestano nel controllo delle aree in questione, all'interno delle quali opera un movimento di resistenza coeso e radicato, facente capo al Partito Comunista Sloveno e a quello croato. Cavità naturali del suolo tipiche dei terreni carsici, tradizionalmente utilizzate dalle popolazioni slovene e croate del retroterra triestino ed istriano per far sparire ciò che non si utilizza più e di cui è difficile disfarsi, la foiba diventa il simbolo delle stragi jugoslave perpetrate a danno di militari e civili, in larga parte italiani, nelle aree dell'Istria e della Venezia Giulia nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945, quando le sorti della guerra apparivano chiaramente a favore degli alleati. Il termine, utilizzato per indicare la totalità degli italiani scomparsi,
porta con sé più di un'ambiguità, dal momento che tra le vittime soltanto una minima parte finisce i propri giorni nelle cavità del Carso. Il numero più elevato morirà durante la deportazione verso i campi di prigionia jugoslavi, nei campi stessi o nelle acque del mare Adriatico, prassi quest'ultima molto diffusa in Dalmazia. Anche a tali vittime, utilizzando quindi una definizione convenzionale, è spesso dato l'appellativo di infoibati. Una soluzione definitiva inizia a intravedersi il 10 febbraio 1947 a Parigi, con la firma da parte dell'Italia del Trattato di Pace, che comporta un drastico ridimensionamento del territorio della provincia di Gorizia e la perdita delle province di Zara, Fiume e Pola, e di quasi tutta la restante parte dell'Istria. Inoltre, la zona a nord del fiume Quieto diventa parte integrante del territorio libero di Trieste, ed è a sua volta divisa in zona A, passata sotto il controllo alleato, e zona B, amministrata dagli jugoslavi. Il trattato entra formalmente in vigore il 15 settembre del 1947. Nell'ottobre del 1954 le travagliate vicende del confine orientale si avviano verso una conclusione finale. Il 5 ottobre a Londra, Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia e Jugoslavia siglano il memorandum d'intesa che pone fine al territorio libero di Trieste e assegna in amministrazione la zona A e la zona B rispettivamente all'Italia e alla Jugoslavia. L'ultimo capitolo della vicenda si scrive il 10 novembre 1975, quando ad Osimo Italia e Jugoslavia stipulano un accordo che sancisce il definitivo superamento del territorio libero di Trieste, riconoscendo l'appartenenza dell'ex zona A all'Italia e della ex zona B alla Jugoslavia. Dopo essere entrate a Spalato e a Zara tra il 28 ottobre e il 1 novembre 1944, nella primavera del 1945 le truppe partigiane di Tifo fanno il loro ingresso a Pola, Fiume e nelle principali località dell'Istria. Al termine del conflitto mondiale, lungo un asse immaginario che taglia l'Europa dal Baltico all'Adriatico, si determina un quadro contrassegnato da consistenti flussi obbligati di persone che abbandonano i propri territori d'origine, per ricongiungersi a patrie indicate come tali da protocolli e trattati di pace. Una scia all'interno della quale si inserisce anche la vicenda del gruppo nazionale italiano dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, protagonista, insieme a una quota meno rilevante di popolazione slovena e croata, di un processo di allontanamento di massa delle proprie terre di origine assegnate dai trattati di pace, con alterne vicende alla definitiva sovranità jugoslava. Un fenomeno meglio conosciuto come esodo giuliano-dalmata, che porta circa 280.000 persone ad abbandonare nell'arco di poco più di un decennio, tra il 1944 e il 1956, la propria terra di insediamento storico. La scelta per gli italiani appare dunque chiara: cambiare, rinunciando alla propria identità, oppure sparire, abbandonando la propria terra, e la quasi totalità di essi deciderà di partire. Città e paesi si svuotano rapidamente, carichi di fagotti, bauli e qualche valigia contenenti i pochi averi che il governo jugoslavo concede di portare con sé. Intere famiglie si dirigono verso l'Italia via mare, a bordo di battelli, navi e imbarcazioni di fortuna, oppure varcano il confine salendo su un treno, su qualche raro autocarro o più semplicemente in sella carretti trainati da cavalli, un'ondata di proporzioni massicce che, come un colpo di spugna, cancella ogni tipo di distinzione sociale. A essere trascinati sulla via dell'esilio sono infatti uomini e donne, vecchi e bambini, poveri e ricchi, professionisti e operai, artigiani e commercianti.
Siamo stati tutti sempre un po' restii a raccontare la nostra storia. Era quasi una vergogna dire che eravamo profughi. Mi vergognavo come se fosse colpa mia, considerando anche che non abbiamo avuto un'accoglienza calorosa una volta arrivati in Italia. Anzi, era palpabile che eravamo ospiti scomodi. Tutto si è interrotto in maniera così brusca. Ripenso mio padre che aveva 41 anni, 38 anni mia madre, e hanno perso le loro radici, le amicizie, la casa, tutto. Non riuscire più a vedere il nostro mare è stata una sofferenza. Lo sognavo il golfo che vedevo dalla mia finestra. Mi mancava il mare e mi manca tutt'oggi. Avevo 11 anni allora e di tutto quello che abbiamo passato non ho quasi mai parlato con nessuno. Mi è venuta voglia di farlo dopo che è nato mio nipote e ha cominciato a chiedermi da dove venivo. Noi avevamo la coscienza di essere italiani e siamo andati via per restare tali. Dal mio paese sul campanile c'è il leone di San Marco, perché fino al 1797 siamo stati dominati dalla Repubblica di Venezia. Il nostro dialetto è veneto e la Jugoslavia non poteva essere la nostra patria. Il 10 febbraio del 2004 è stata istituita la giornata del ricordo e in quell'occasione si è parlato della tragedia delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata di migliaia di persone. Qualche sera dopo ero con amici che frequentavamo, io e mio marito, da anni, e mi chiesero: ma tu hai a che fare con quella storia? La mamma aveva una memoria molto lucida, ricordava date, persone, luoghi, avvenimenti. Purtroppo per la maggior parte della nostra vita siamo state molto lontane e non sono mai riuscita a raccogliere nel modo giusto la sua testimonianza sul nostro esodo. Ora che sento dentro la necessità di sapere tutto di questa triste esperienza che abbiamo subito e di cui non dobbiamo vergognarci, vorrei chiedere, avere spiegazioni, ma purtroppo mia madre non c'è più. Cerco nella mia mente ciò che è rimasto di quei momenti, di quel periodo, e debbo chiedere a mio fratello Vittorio, più vecchio di me di 7 anni, e ai miei parenti la loro testimonianza per rendere i ricordi più completi e poter così trasmettere la nostra storia prima che sia stravolta o dimenticata a mio figlio e ai miei nipoti. Dal 1947 in poi aveva già iniziato a cambiare qualcosa. Non si poteva più andare liberamente a Trieste senza lasciar passare e si veniva perquisiti minuziosamente al ritorno. Alle donne era fatta persino la visita interna. La subì anche mia madre, dopo un viaggio nella città per fare della spesa. Diventò obbligatorio esporre il ritratto di Tito nelle botteghe, imparare il croato, partecipare alle manifestazioni che inneggiavano al maresciallo. L'ordine di Tito era di indurre la popolazione italiana ad andarsene. Italiano equivaleva a fascista, perciò chi mostrava o faceva qualcosa di contrario al regime era prelevato, portato nelle loro sedi, prima interrogato, poi tenuto prigioniero, a volte anche torturato per estorcere i nomi di altri italiani contrari al regime. Tanti erano già andati via con le famiglie e ci avevano preceduto in quel calvario che si passa nello staccarsi dalle cose che ci appartengono, dalle abitudini giornaliere, dalle persone che si conoscono, dai parenti. I primi ad andarsene erano stati i possedienti terrieri, i commercianti e i professionisti, perché erano quelli che correvano maggior pericolo, i più perseguitati. Poi le famiglie dei naviganti. Molti infatti erano imbarcati come cuochi o macchinisti e quando sbarcavano erano facilitati a riunirsi alla famiglia se questa era già a Trieste. Anche i compagni di scuola si erano ridotti di numero. Ricordo il momento della partenza di Elena Grassi, mia amica del cuore e vicina di banco. L'abbraccio straziante che ebbe con la nonna Olivia. Non riuscivano a staccarsi. Fino a quel momento si vedevano tutti i giorni. Erano partecipi l'una della vita dell'altra. Ma da quel giorno le cose sarebbero cambiate radicalmente. E così è stato per tutti noi che siamo venuti via, ma anche per chi è rimasto.
ricordo che era il 14 luglio del 1954. Una bella giornata calda, soleggiata, come tante durante l'estate, come tante durante gli anni trascorsi a Omaga. Quel giorno era diverso perché stava cambiando la vita di tutti noi in famiglia. Io avevo 11 anni. Nei giorni precedenti la mamma aveva impacchettato le poche cose che si potevano portare via. Qualche oggetto caro, un po' di terraglia, biancheria, i nostri indumenti. Avevo visto il papà trafficare attorno al piede di un tavolino per ricavare un foro, dove poi ha infilato del denaro che non si poteva tenere nel portafoglio perché sarebbe stato requisito. Da quando avevamo fatto la domanda di espatrio, era stato passato al setaccio ogni nostro bene, ogni cosa era stata tassata, così che alla fine quei 4 soldi che una famiglia poteva avere erano incamerati dal regime, ci si trovava a partire quasi senza niente. Quel mattino arrivò un camioncino, noleggiato per l'occasione, sul quale fu caricato quel poco che restava della nostra casa, e io fui fatta salire di fianco all'autista. Da quella postazione vidi sparire alle mie spalle la strada dove ero nata, dove avevo vissuto negli ultimi anni, dove ero andata a scuola e dove nelle sere d'estate giocavo con i miei amici, mentre le nostre mamme facevano le ciacole sedute in gruppo fuori dalla porta di casa. Di fianco all'autista del camioncino raggiunsi il confine italo-jugoslavo. I miei genitori e mio fratello Vittorio ci seguivano a bordo di un'automobile, presa anche questa a noleggio. Quando tutti insieme abbiamo finalmente attraversato il confine, non senza patemi d'animo, poiché la perquisizione era molto meticolosa e c'era sempre la paura che trovassero qualcosa da contestare, ricordo che mio padre ci disse: «Guardate, ci sono rimasti solo 1000 dinari, però ora siamo finalmente in Italia, siamo finalmente lì». Per gli adulti invece la vita del campo era una sistemazione che di casa non aveva niente. La disgregazione della famiglia, l'incertezza del futuro, dovevano costituire un'esperienza terribile da cui allontanarsi il più presto possibile. Quando tornai dopo la convalescenza, dalla mia famiglia sentii ancora di più la differenza della vita che andavamo ad affrontare. La sistemazione che ci avevano destinato nel campo profughi era molto diversa e assai più brutta della prima. Il campo, tutto recintato da alte reti metalliche, dava l'idea della prigione ed era composto di numerose baracche di lamiera ondulata. Sembravano dei grossi tubi tagliati a metà e appoggiati per terra. Erano lunghi circa 20 metri e le 2 estremità avevano la porta. All'interno il pavimento era di terra battuta e i 2 lati erano allineati lette a castello, separati da un corridoio centrale che andava da una porta all'altra. C'erano alcuni armadietti, simili a quelli degli spogliatoi delle fabbriche, qualche tavolo con poche seggiole e questo era tutto l'arredo di cui erano composte. È stato grazie all'invalidità di mio padre che a noi è stato assegnato uno spazio di 3,5 metri, separato dal resto della baracca, e con noi c'era il fratello di mia madre, lo zio Nino con la sua famiglia, e in tutto eravamo in 8. Io e mia cugina Franca dormivamo sopra i miei genitori, nel letto di rimpetto al nostro sotto stavano gli zii e sopra gli altri 2 figli. Anche noi avevamo un tavolo e alcune sedie. Vittorio dormiva in un'altra baracca assieme ad altri ragazzi. Quando pioveva dovevamo tenere l'ombrello aperto sopra la testa perché l'acqua filtrava all'interno, e quando il sole scaldava la parete della lamiera scottava. Noi comunque siamo stati dei privilegiati perché le baracche degli uomini erano separate da quelle delle donne con i bambini. Le famiglie erano dunque divise e la conseguenza di questo era che, per avere qualche momento di intimità, i coniugi erano costretti a incontrarsi dietro i cespugli della pineta che circondavano il campo o in qualsiasi altro posto dove potevano essere soli per qualche momento. C'era uno stabile con i servizi igienici, da una parte gli uomini e dall'altra le donne. La mensa, dove si andava a prendere in fila indiana il cibo, servito nelle gavette di alluminio, le stesse che erano in dotazione ai soldati. Come contorno a mezzogiorno patate lesse e la sera patate in purè, e così era il menù tutti i giorni. Ma stranamente anche oggi le patate mi piacevano moltissimo, cucinate in ogni modo. Per noi bambini era tutta un'avventura, formavamo dei piccoli gruppi e trascorrevamo il tempo giocando o andando alla scoperta del campo. Qualche volta i ragazzi più grandi ci chiamavano a curiosare, dietro i cespugli qualche coppia che si riuniva, ma quando eravamo scoperti volavano scappellotti e punizioni. Per gli adulti invece la vita del campo era una sistemazione che di casa non aveva niente. La disgregazione della famiglia, l'incertezza del futuro, dovevano costituire un'esperienza terribile da cui allontanarsi il più presto possibile.